esucisse qua, Milan Chelsea 0-2. Che esucisse? Due taccare, tu devi pigliare 5 gol subito e 0 fatto. Ragazzi, queste sono le comiche, ragazzi. Ma non si sa neanche lamentarlo. Queste sono le comiche, ragazzi, veramente siamo alle comiche. Siamo alle comiche, ragazzi. Siamo alle comiche, siamo alle comiche. Partita rovinata al 18esimo, ragazzi. Era difficile pensare che potesse arrivare così. No, Stelle, non era rigore e non era neanche rosso, Stelle. Quando dobbiamo dire le cose giuste, anche se mi stanno sul cazzo, ma questo non era rosso. E sbaglialo, vaffanculo. Sbaglialo, vaffanculo. No, dai, ma che cazzo fa st'arbitro, Stelle? Cioè, guarda, no, aspetta, gli sfottò, sì, ma questo non era rosso e non era neanche rigore, questo qua. Una piccola trattenuta, figa, dai. Maledetto, infame, che serata di merda che ci hai fatto passare, maledetto, infame, tu spera che non ti incontri mai in mezzo alla strada, che mi prendo a ciabattate in faccia, maledetto, infame, che danno è andato a fare questo qua in una serata che doveva essere la svolta e l'avevamo iniziata anche bene la partita, l'avevamo iniziata. Non può un arbitro dare un rigore, un'espulsione del genere, è una vergogna mandare della gente, ma è tutto sistemato a tavolino, ve lo dico io, perché questa fa rabbia. Questa è una vergogna, raga. Ti fa passare la voglia di guardare il calcio. Allora, dato che tanti pensate troppo alla Juventus, fate i video sfottò, come ho visto su CB Sport, qualche milanista che ogni volta che perde la Juve fa il fenomeno, fa il video. Che quando il Sato non ci sta, o Milan è una squadra di merda peggio della Juve. Quando il Leao non gira, il Milan è una squadra di merda peggio della Juve. Che ho sentito dire che stasera ci hanno rubato la partita. Az! Domenica l'arbitro Orsato ci aveva fatto tutte le cose bene. Era giusto non dare l'ammonizione a Teo Hernandez, era giusto non rischiare di farlo su quadrato. E mo stasera te ne vieni che l'arbitro ha rubato la partita? Eh no, questo è il karma. Questo è il karma e tutto torna, ricordato. Non se ne può più, sono 2 anni che ci rubano le qualificazioni, a prescindere dal giorno come andrà a finire, è uno schifo. Ma come può dare un rigore del genere? Le mani gliele mette addosso, ma quello continua a correre tranquillo, manco protesta, addirittura pure il rosso. È uno schifo, è un arbitraggio indecente, il VAR poi fa pensare alla malafede. Io ho visto trattenute alcune volte in cui quasi quasi gli strappavano la maglia, gliela sradicavano e non dava fallo. Ci hai condizionato la partita, grandissimo bastardo. Mamma che mafia, la stessa roba ci hanno rubato ancora una volta. Non se ne può più, ma non se ne può più di sti arbitraggi di merda. Ho ripreso l'autocontrollo. Iniziamo col dire questo, perché l'autocontrollo questa sera è andato tranquillamente a farsi fottere dopo quel rigore. Ho detto e pensato cose di cui non vado fiero, ho augurato cose di cui non vado assolutamente fiero, perché purtroppo ho perso la testa, lo ammetto. Ragazzi, ditemi che me lo sono sognato, ditemi che non è vero, ditemi che non è vero quello che ho visto questa sera nella partita tra Milan e Chelsea. La partita di oggi, Milan-Chelsea 2-0, quei due gol li ha messi Seibert, quel figlio di una gran puttana. Seibert, sei una merda cacata dal cielo. Io spero veramente che ti radino non solo da oggi, ma dai prossimi 50-70 anni, per il resto della tua vita. L'arbitraggio è merda, le rigore non c'era neanche il rosso, tutto quello che volete. Ma io non posso vedere la mia squadra che gioca per non prenderne 5. La cosa che mi fa più rabbia, è che dopo l'anno scorso ci hanno fatte di cotte e di crude, si saranno scusati decine, centinaia di volte e hanno il coraggio di rifare, ripetere le stesse cose sempre a noi.